Lei è una ragazza che si chiama Sabrina. Non so come si chiama di cognome, ma il nome d'arte è Sabrina. Secondo me dovrebbe trovare anche un altro pseudonimo, perché con solo Sabrina, se uno entra su internet e cerca Sabrina, non trova questa bella ragazza, ma trova chissà che cosa. Ciao Sabrina. Ciao Red, hai perfettamente ragione. E quindi come facciamo? Però sono molto affezionata a questo, cioè mi piace tantissimo il mio nome. Il mio cognome è Cocuccio, che quindi, come puoi immaginare, non è molto funzionale ai termini di un artista, e quindi ho deciso di tenere solo il nome Sabrina. Beh, puoi avere un altro cognome, puoi avere uno pseudonimo, Sabrina Cocu, Sabrina Co, hai capito? Puoi avere un altro, ti inventi un nome. Ma in realtà un po' mi prendono in giro i miei amici chiamandomi Sabrina Official perché io ho creato questo, diciamo, nomignolo E di fatti, su vedi, tutti i miei social. vedi, benvenuta Sabrina Official, quindi. E quindi in realtà mi trovano così fondamentalmente, sia su YouTube che su Instagram, su Facebook, eccetera. C'è questo stronzo simpatico che dice: Sabrina, cambia nome su YouTube, prova con Mario. Ma tra l'altro è il nome di mio fratello, Ah giusto? sì? Ma guarda le Sì. coincidenze. Lui voleva fare una battuta perché Mario è uno dei nomi, Mario Rossi è tra i, ecco, vedi, quindi fantastica. Allora, senti Sabrina, di dove sei tu, bimbina? Allora, io sono nata e cresciuta a Milano, anche se ho origini siciliane, perché tutta la mia famiglia è di Messina, fondamentalmente. Però i miei molti anni fa si sono trasferiti qui per lavoro e quindi io sono nata e cresciuta qui. Perciò ho un accento un po' milanese. Ma a Messina ci vai? Sì, vado tutte le estati, almeno una settimana, perché ovviamente sia per rivedere i miei parenti che per, diciamo, rivedere anche la mia terra, perché parte del mio cuore comunque sia siculo, per cui torno molto volentieri ogni estate. Scusa, io vedo questo, è la tua cameretta o il tuo appartamento? Abiti con i tuoi? Abiti con delle amiche? Vivo da sola con il mio cane. Ah, da sola col tuo Questa cane? è, sì, questa è la sala, diciamo, sala cucina. Quindi quello Sì, ma. dietro è il divano e. Cioè, ma perché sola col tuo cane? Cioè, una ragazza che vive col cane vuol dire che è delusa dagli uomini. Bravissimo. Hai proprio colto nel segno. E perché ti hanno deluso? Beh, se non altro, sai. Ah, fra l'altro la prima canzone, This Broken Heart of Mine, questo cuore, il mio cuore rotto, distrutto, cioè tutto rotto, quindi grandi delusioni, quindi Sabrina, eh? Beh, ho avuto diciamo delle esperienze negative, però io sono del segno del cancro, quindi credo tantissimo nell'amore e ci spero ancora, diciamo. Beh, no, l'amore è qualcosa che non finirà mai, l'amore. E poi Sì, adesso. assolutamente. Ma dov'è il tuo cane? Poi, Me lo tra fai vedere? l'altro, no, il mio cane questa sera l'ho prestato alla mia famiglia, ai miei genitori, perché altrimenti non avrebbe reso possibile questa intervista, perché è molto curioso e invadente, quindi sarebbe, in questo momento mi sarebbe saltato addosso, per cui è dai dog sitter. Ah, dai tuoi genitori, quindi. E come si chiamano i Sì. tuoi genitori? I miei genitori si chiamano Rosario e Concetta, nomi Ah, beh, tipicamente sicili. nome tipicamente valdostani, ecco. Esattamente. Rosario e Concetta, proprio fantastico. E tu come ti mantieni da sola? Allora, io faccio l'office manager in una società in centro a Milano, quindi nella vita mi occupo di tutt'altro. E però tutto il mio tempo libero, le serate, i weekend e talvolta le nottate sono dedicate alla musica. E con chi suoni? Con chi? Cioè, tu suoni strumenti? Allora, io suono il pianoforte e ho fatto un corso di pianoforte complementare qualche anno fa, e proprio per imparare a scrivermi anche le canzoni in maniera autonoma, completamente da sola. Poi mi esibisco con un chitarrista per strada a Milano, nel senso che da un annetto faccio busking e in quel caso sono accompagnata appunto da un chitarrista acustico.
Ah, io mi sono battuto per i buskers milanesi perché non mi facevano suonare. Sì, hanno bloccato per un po' StradArte, che è questa, diciamo, piattaforma, ma adesso abbiamo ripreso da un po' ed è un'esperienza bellissima che consiglio a tutti gli artisti indipendenti ed emergenti come me, perché è una grande vetrina e ti dà la possibilità non solo di condividere la tua arte con quella che è la tua città, ma anche di farti ascoltare sempre da gente diversa. Ma È scusa, molto ma interessante. se tu fai l'office manager, che vorrà dire che sei una responsabile in un ufficio, giusto? Bene. Ma ti è capitato che qualcuno dei tuoi colleghi o clienti ti abbia visto mentre facevi basket? Allora, no, perché ogni volta che mi esibisco non li avviso, anche se loro sono super curiosi e vorrebbero tantissimo ascoltarmi, però cerco di tenere le due cose un po' separate, ecco. Però mi è capitato anche di suonare proprio sotto al mio ufficio, perché io lavoro in centro e quindi mi è successo. Però vabbè, era domenica, quindi non rischiavo di incontrare nessuno. Ma che cosa fai? Fai canzoni tue quando fai basket? Farai cover soprattutto. Sì, no, faccio principalmente cover perché, come ben sai, è quello che sicuramente attira più l'attenzione, sia nei locali ma anche per strada. Quindi la gente riconosce la canzone, si avvicina e se ha piacere ti ascolta. È una domanda bella. Martin ti chiede, sei severa con i tuoi sottoposti? Ma allora in realtà no, io sono proprio buona come il pane e quindi ogni tanto mi fanno incazzare in ufficio, però sono molto gentile, ecco, accomodante. Senti una Tanto in domanda questo che. momento secondo me mi stanno ascoltando anche alcuni miei colleghi, quei pochi con cui ho condiviso questa cosa e domani mi prenderanno sicuramente in giro perché diranno che non è vero, che sono molto cattiva. Tu c'hai. Devo dirti che tu sei una molto decisa, che sai dove vuoi arrivare, ok? Ma nei sentimenti sei un casino. Esatto. Ti ringrazio per questa seduta gratuita, Red. No, perché sei così. Vedi, Abebel non ha capito niente. Dice, è una donna di una dolcezza estrema. Sì, è una donna di una dolcezza estrema, ma dentro, perché lei ci mette una corazza fuori che sembra una Miss Schwarzweiler, sì, sai, quelle tutte precisine. Bisogna fare così, per quello che ti hanno chiesto se sei severa. Perché fuori tu c'hai tutte le spine come l'istrice. Il porcospino, però c'è il pancino morbido, ma il pancino non lo fai vedere, capito? È vero, diciamo che devi conoscermi bene per scoprire questo mio lato più dolce, più sensibile. Dice, hai incontrato gli uomini sbagliati? No, non ci sono uomini sbagliati. Lei ha incontrato gli uomini che doveva incontrare per la sua esperienza e quindi per fare esperienza. Quindi è giusto. Lei ha incontrato gli uomini che ha voluto incontrare. Dico Sì, bene? anche io sono un po' fatalista in questo, quindi sicuramente a tutto c'è un senso ed è stato giusto così. Poi, tra l'altro, grazie ad alcune esperienze è nato il mio disco perché ho scritto dei testi nati proprio in momenti anche un po' brutti, per cui cerco di vedere sempre il positivo anche nelle esperienze negative. Perciò sono comunque contenta di com'è andata, perché almeno sono riuscita a Certo. scrivere delle canzoni che a me piacciono, poi non so gli Allora, altri. partiamo con This Broken Heart of Mine. Va bene? Ok. Ok. Lei è Sabrina. Anzi, no, non è Sabrina, è Sabrina Official. Since we parted, but I still remember.
tell you I don't care about you, baby. Come mai l'hai ambientato in un set fotografico? Allora, diciamo che l'idea è venuta alla mia migliore amica Elena De Lorenzo e a suo fratello Marco, che sono i registi del videoclip, perché volevano, diciamo, interpretare un po' anche il senso della mia canzone. Nel testo parlo appunto di una storia finita male, ma anche di una donna che ha scelto di chiudere volontariamente questa relazione perché non era più felice. E nel video interpreto una modella, e solo nei video posso interpretare una modella perché sono alta 1,58 m scarsi, e che appunto non va d'accordo con questo fotografo che quel giorno appunto la deve fotografare, e a un certo punto però decide di non sottostare, di ribellarsi, prende e se ne va. E questo è un po' un parallelismo con la situazione che ho vissuto e che poi ho scritto in questa canzone. Molto spesso, sai, ci accontentiamo di rapporti sbagliati perché portati avanti per molti anni, perché abbiamo paura di affrontare la solitudine. Invece diciamo che bisognerebbe avere il coraggio di cambiare una situazione che comunque sia sbagliata e non ti rende felice, e cercare di ricominciare, che è quello che poi ho fatto e che ho buttato giù in questo testo. Allora, senti Sabrina, tu hai detto che sei alta 1,58 scarsi. Bene, io ho una proposta per te. Pierino Fussi scrive: alto 1,80, occhi verdi, possessore di una Ritmo Sport con allettori laterali, mi vuoi incontrare Sabrina Fischer? È arrivato il momento degli uomini giusti. Non sapevo che sarebbe finita così. No, però hai capito. Vedi, stai attenta a Pierino Fussi, la Ritmo Sport non esisteva, mente, la Ritmo Sport dice già mente sull'auto che ha. Quindi. No, ma devo dire che in questo periodo della mia vita sto benissimo così, anche perché sto lavorando su nuove cose e va benissimo così, mi sto godendo un po' questo periodo, anche perché non sono giovanissima, quindi comunque sia voglio che insomma trovare quello giusto e non ho fretta, ecco. Ok, brava, ottimo inglese, ma il tuo inglese è sei brava in inglese, mi sembra. Sì, perché in realtà io dopo il liceo mi sono iscritta all'università, ho fatto la triennale in mediazione linguistica e culturale e una specialistica in lingue e letterature straniere, per cui sono laureata in lingue. Ed è un po' anche il motivo per cui scrivo principalmente in inglese, in primis perché, diciamo, mi viene facile, e poi anche perché ascolto tantissima musica internazionale, quindi quello poi inevitabilmente ti influenza. Abbiamo la risposta di Pierino: come no, esiste la Ritmo, è in serie limitata con marmitta esplosiva, quindi abbiamo generato una discussione, quindi allora... I rapporti sbagliati sono una catastrofe quando te ne rendi conto. Esatto, se c'ha la ritmo, hai capito? Allora, invece questo Alessio dice: vengo io con l'ukulele e la chitarra, dice. State... È che non mi piace tantissimo il suono dell'ukulele, però... Aia, è andata male, non gli piace né la ritmo perché non l'ho vista, ma ti piacciono le automobili a te? Ma sì, dai, perché no? Non te ne frega niente, ho già capito. No, ma non sì, tantissimo. Non te ne frega niente, hai capito? Quindi, allora, la canzone di Sabrina è You, This Broken Heart of Mine. Ma esiste il disco, bimba? Sì, allora, io ho pubblicato questo album che si chiama Dancing in My Head, all'interno del quale è contenuta appunto sia This Broken Heart of Mine. E dov'è il disco? Allora, non è fisico perché l'ho pubblicato solo digitalmente, però si trova ovunque su Spotify, iTunes, Deezer, eccetera. Ok. Senti, mi fanno notare che alla tua destra hai i pupazzini che vende fra l'altro un mio amico che si chiama Cristiano Aresu. Come? I Funko Pop, esatto. Quali hai? Quali hai? Ma quelli che vedi sono i Green Day. Ah, i Green Day, pensa a te, ti piace, che a me mi fanno cagare perché sono tutti uguali. Ragazzi, c'è un conto è quelli che raccoglievo io, che adesso non ne ho nessuno qui, a Cipicchia.
che erano belli, erano fatti veri, cioè sembravano proprio veri. A te invece ti piacciono i Funko Pop che sono tutti uguali, c'ha tutti la faccia uguale, c'ha tutti i ricordi. Sì, però dai, sono comunque alcuni ricordano il personaggio. C'ho di là John Lennon, c'è di là al Barone Rosso c'è John Lennon, sullo scaffale, dietro di me. Ok. Allora, hai mai fatto buskers all'estero? No, all'estero mai, è un'esperienza okay. che mi manca. Ok. Allora, scusate, non posso capire, nella vita prima di tutto bisogna andare d'accordo con se stessi, poi quando c'è la musica non si è mai soli. Anch'io, il Franco Pop, c'ho quello di Jimi Hendrix, vedi, il Franco Pop, Franco Pop, non Franco Pop, ma il correttore gli ha scritto Franco Pop, quindi... L'hai italianizzato. Esatto. Allora, bravissima anche questa ragazza, sì, ma tu dal vivo quindi non ti esibisci, cioè sì che ti esibisci, da sola praticamente. Sì, allora no, prima mi esibivo, vabbè, ho avuto per anni alcune band, poi ho visto, ho ascoltato tutte le altre interviste, ho visto che il primo gruppo che ho intervistato era una band country, io ho fatto per anni parte di una cover band country rock e ho dei bellissimi ricordi legati a quel periodo. E poi per alcuni anni mi sono esibita in trio acustico, quindi caon, chitarra acustica e voce, e ultimamente ho intrapreso la strada del busking. Però sì, per molto tempo ho suonato nei locali, soprattutto okay. dell'Interland o comunque un po' di tutta la Lombardia. Ok, abbiamo scatenato anche quelli dei Funko Pop, dice, se ti interessa ho Michelangelo delle Tartarughe Ninja degli anni 90, quindi c'è proprio... Che penso valga tantissimo. Ah, non lo so, non lo so. Che razza è il tuo cane? Allora, il mio cane è un meticcio fantastico che ho trovato abbandonato quest'estate mentre ero in Basilicata a fare un campo di volontariato con il WWF, e una sera ero in giro e questo cane vagava e alla fine non aveva il chip, era lì che girava da un po' e quindi è venuto a Milano con me. Ok. Ti consigliano un nome d'arte? Lo so. È Sabrina Funko Pop. Non credo si possa utilizzare perché farei della pubblicità gratuita. Ah, ho capito. Beh, potresti essere sponsorizzato da loro. Quindi, magari. Sabrina Funko Pop non è male. Quindi stiamo cercando il John Lennon, perché ne ho tanti. Però John Lennon era su uno scaffale, per far vedere la differenza, visto che siamo entrati nel mondo dei Funko Pop, e quindi magari lo troviamo. Allora, veniamo all'altro brano. Che cos'è l'altro brano? L'altro brano è Just You and Me, che è un po' la mia Vivo per lei, io la chiamo così, perché è una canzone che ho scritto dedicandola alla musica, quindi al grande amore della mia vita. L'ho scritta tra l'altro in un periodo un po' particolare, perché... Come tu ben sai, visto che intervisti e parli con tantissimi artisti indipendenti, ci sono dei momenti difficili per noi, proprio perché di solito facciamo un altro lavoro nella vita, quindi cerchiamo di ritagliare spazio alla musica. Tutto il nostro tempo libero è spesso, diciamo, occupato da questa passione, e investiamo i nostri guadagni, ci autoproduciamo, eccetera, eccetera. Quindi era un momento un po' di crisi in cui mi chiedevo se ne valesse veramente la pena. Ed è proprio allora che è nata questa canzone. Infatti la musica è molto, è una ballad, e l'atmosfera è un po' introspettiva, e però è apparentemente una canzone d'amore perché è un testo molto romantico, ma in realtà è dedicata appunto alla musica. Ok, allora io ti saluto Sabrina. E grazie, questo è Just You and Me, lei è Sabrina, la cercate come Sabrina Official, eccola qua. Made of fear and broken dreams, but I love them.
Eccoci qua, grazie, grazie. Volevo far vedere, questo è uno dei miei, Come vedete sono leggermente diversi. Vedi Sabrina che sono diversi questi? Sì. Red, scusami, posso cogliere l'occasione anche per salutare e ringraziare Mirko Catoio, che è il regista di questo video che avete appena visto. Certo. Ed è veramente un genio pazzesco. Quindi ho visto anche il materiale con cui girava, ok? Le camere con cui girava. Ok, sì, grazie. È una casa di produzione che si chiama Tom Key e sono veramente bravi, quindi okay. Volevo salutarlo e ringraziarlo. Ciao Sabrina. Ciao Red, grazie ancora.